dottor Fausto Fagioli, presidente di Earth Academy. Allora, buongiorno dottor Fagioli. Che cos'è? Lo spieghiamo a chi non conosce il tema. Che cos'è Earth Academy? Qual è il suo ruolo? Sì, intanto controllavo qua, che ringraziando chi è presente, ma ringrazio qua esattamente 3.822 che sono collegati. Earth Academy è una rete europea per lo scambio delle buone pratiche, per la cooperazione e lo scambio delle buone pratiche. Ed è chiaro che siamo attenti a tutte le cose che creano sviluppo nel territorio. Quando abbiamo letto che, grazie al senatore che poi ci parlerà, delle comunità energetiche, questo CER, questo sigla, abbiamo detto fantastico. Pensate alle comunità che possono cominciare a farsi l'energia a chilometro zero, essere noi cittadini protagonisti della nostra energia, poter dichiarare e stabilire anche il costo di questa energia, perché noi qui arriveremo, se ci lasciamo veramente andare e dare tutto in mano ai grandi player, che arriveranno a dire la lavatrice la accenderete solo dalle 9 alle 10, l'energia dovrete ridurre questo. Noi vogliamo invece avere quella possibilità di autoprodurci l'energia a chilometro zero. Ora, quest'idea ci è piaciuta molto. Noi abbiamo fatto una ricerca anche a livello nazionale per vedere chi erano i più bravi a sostenere questa cosa qui. E abbiamo scoperto questa società, questa Albatros, che è veramente un'organizzazione straordinaria, che noi avevamo bisogno di capire come funzionava, e ci hanno spiegato veramente molto molto bene. Hanno una rete enorme a livello nazionale che diventa strategica per noi. Poi abbiamo incontrato, anche lungo il percorso della nostra ricerca, anche una fondazione, Fondazione Futura, che con ospiti si hanno creato una rete di oltre 40 comuni in Italia che hanno questo obiettivo di rivitalizzare quelle aree lì, di cercare attraverso anche il recupero dell'energia di dare la possibilità. Vi faccio un esempio: un piccolo comune dove un forno, e qui abbiamo anche un sindaco che è qui con noi e ci fa piacere, aveva delle difficoltà perché il costo dell'energia era talmente alto. Questo comune si è fatto carico e sta partendo con la sua comunità energetica e dice: a quelle esigenze di quei beni principali per il mio comune, troviamo la soluzione di fare l'energia, non dico costo zero, ma a un costo calmierato, che vuol dire per quel comune avere quell'esigenza di quel panificio, ma di avere anche altre attività. E allora noi crediamo che attraverso alle comunità energetiche possa diventare quel progetto bottom up, che dal territorio parte, quindi dalle imprese per le imprese, dal territorio per le imprese, per creare una nuova economia, quindi creare quello sviluppo che parte dalle esigenze del territorio, non più calate dall'alto, ma il territorio si fa carico. E noi vorremmo, attraverso, come anche Earth Academy, attraverso proprio alla comunità energetica, che diventa la comunità anche del welfare, cominciare a spendere i soldi in quel territorio, quindi l'economia circolare. La comunità ospitale, pensate in chiave di turismo, visto che il senatore è anche presidente della commissione anche il turismo, e lo vorrei lanciare, pensate quanto sarebbe forte che in quel piccolo comune, in quel borgo, non è più il B&B che ti ospita o l'albergo, è l'intera comunità. Come arrivo in quel borgo, sento la comunità che mi abbraccia. Ma quanto vale turisticamente questo? E qui non è un problema economico, qui è un problema di una nuova cultura di sviluppo dal basso. La comunità energetica, e mi fermo, la comunità energetica è il principio sano di queste cose qui. Crediamo che tutti assieme, fra la politica, qui vedo degli amministratori, i giornalisti, che senza di voi saremmo muti, saremmo sordi, che nessuno ci ascolta e non saremmo in grado di parlare, grazie a voi spingere, perché questa è una rivoluzione. O noi la mettiamo in atto, e qui abbiamo bisogno della politica naturalmente, oppure noi prendiamo un treno che rischiamo di mortificare non il nostro futuro. Io alla mia età non avrei nemmeno bisogno di questo, ma stiamo mortificando il futuro dei nostri giovani. E lo dico anche al senatore: perché noi dobbiamo fare queste cose qui? Provate a pensarci. Perché i piccoli comuni devono organizzarsi per queste cose?
Dobbiamo farlo per dare la possibilità a un giovane di rimanere in questo territorio, nei piccoli borghi. Dobbiamo fare queste attività per dare la possibilità a un piccolo negozietto che oggi sta facendo un lavoro di frontiera per rimanere aperto, perché oggi i nostri negozi sono diventati tutti gli ipermercati. Noi dobbiamo fare questa sana rivoluzione, fare queste attività, fare queste comunità energetiche attraverso la comunità del welfare, attraverso la comunità ospitale, diventa un nuovo stile di vita nei nostri piccoli borghi. Beh, innanzitutto ti ringrazio Fausto per aver voluto oggi promuovere qui alla Camera dei Deputati questo importante incontro, direi anche un confronto tra diversi attori che hanno avuto un unico obiettivo nel cercare di portare a una soluzione rapida e veloce quello che è lo sviluppo delle comunità energetiche. Lo dico nella mia veste di parlamentare perché ovviamente stiamo lavorando su tanti provvedimenti, su quello che è il miglioramento e il sostegno alle famiglie, alle imprese, ma soprattutto lo dico come vice Presidente Vicario dei Comuni, che questo aspetto delle comunità energetiche va incontro a due temi per noi prioritari. L'Europa ci dice che quando si scende sotto, si supera il 10%, siamo in una società dove c'è un impoverimento energetico e quindi questa diventa una priorità per voi e vi ringrazio, ma diventa anche una priorità per noi sindaci nell'aiutare e dare delle risposte concrete alle nostre comunità, anche perché nei piccoli centri ci sono frazioni, ci sono molte volte condomini, ma quei condomini possono veramente aiutare e dare un contributo a quella che la vostra iniziativa permette anche di risparmiare. E nello stesso tempo dobbiamo intervenire su ARERA per cercare di obbligare in tempi celeri e rapidi a dare quelle risposte, su conto avere della sburocratizzazione, questo è un compito del Senato e della Camera, e nello stesso tempo un vademecum tale da poter poi fornire a tutti i 6.000 sindaci per dare poi quello strumento attuativo che oggi avete saputo in qualche modo oggi mettere all'attenzione di noi sindaci, proprio anche perché nei piccoli territori i sindaci poi facendo anche mille altri lavori possono avere questo documento che insieme ai dirigenti e funzionari comuni trasformano poi in quello che è la comunità energetica. Quindi davvero grazie Fausto a nome di tutti i sindaci italiani per questa bella opportunità, soprattutto perché oggi hai saputo dare te e tutti gli attori che sono intervenuti quelle risposte che oggi, come dicevo, fino a pochi mesi fa i cittadini quando venivano a trovarci noi sindaci ci parlavano di Covid, ci parlavano di vaccini, ci parlavano di quello che era il rilancio. Oggi quando i cittadini ci vengono a trovare e ci dicono: caro sindaco, non abbiamo i soldi per pagare le bollette della luce e del gas, e quindi magari non paghiamo le tasse perché sappiamo che possiamo pagarle dopo e dobbiamo procedere su questo. E quindi io credo che questa oggi sia la principale iniziativa che tutti insieme dobbiamo portare avanti. Quindi sono felice che oggi siete stati qui alla Camera dei Deputati, ancora una volta grazie a te Fausto, a tutte le associazioni che oggi hanno voluto con te promuovere questo importante evento.